Queste immagini, gentili telespettatori, vi giungono ovviamente in differita dallo stadio Braglia di Modena. Sono di fronte Modena e Albino Leffe, è la 30ª giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Il Modena alla ricerca di un successo che potrebbe proiettarlo in via quasi definitiva verso la Serie B. L'Albino Leffe alla ricerca di punti per evitare la zona play-out. Dunque una sfida che si definisce quasi un testa coda, anche se l'Albino Leffe in realtà è al 12° posto della classifica a quota 35. Modena, come noto, è capolista a quota 61, ma nei finali di campionato soprattutto le distanze anche numeriche nella classifica possono essere, se non annullate, comunque molto ridotte. Vediamo subito le formazioni all'ordine del signor Brighi di Cesena, assistito da Cantale, Spadaro, il Modena di De Biasi con numero 1 Armellini, numero 2 Quaglia, numero 3 Balestri, numero 4 Ponzo, numero 5 Maier, numero 6 Le Grottaglie, numero 7 Zironelli, numero 8 Grieco, numero 9 Veronese, numero 10 Pasino, numero 11 Ginestra, in panchina Monguzzi, Ungari, Pinton, Giglioli, un giovane della Berretti, Scoponi, Ardenghi e Ferrari. L'Albino Leffe, allenato da Oscar Piantoni, schiera numero 1 Rosin, numero 2 Teani, numero 3 Garlini, numero 4 Salvatori, numero 5 Sonzogni, numero 6 Zanini, numero 7 Andreotti, numero 8 Groppi, numero 9 Araboni, numero 10 Poloni, numero 11 Maffioletti, in panchina Coser, Colombo, Consoli, Antonioli, Brusaferri, Motta, Gusmini. E il Modena che attacca con Veronese travolto, riesce lo stesso ad allargare su Ponzo, la palla è in fallo laterale. Pubblico intorno alle 5.000 unità, malgrado l'anticipo di giorno feriale, tra l'altro sabato pasquale, e quindi una cornice di pubblico certamente discreta per spingere il Modena verso quel successo che, come detto, potrebbe davvero lanciare in modo quasi definitivo la squadra verso il primo posto finale. Quindi, detto della cornice di pubblico, diciamo del commento tecnico che ha affidato quest'oggi, e ci fa molto piacere, a un ex gialloblu che tutti conoscono, Raffaello Vernacchia. Allora Lello, la prima cosa che hai detto entrando allo stadio, hai detto qui c'è un clima che mi fa tornare indietro di qualche anno. Sì, beh, mi ha fatto molto piacere vedere questo clima che è molto speranzoso, ma è anche normale, perché quest'anno Modena sta facendo veramente bene. Questa di oggi è una partita, secondo me, determinante per la fine della classifica, per questa B che stiamo aspettando tutti in maniera ansiosa, e speriamo che vada tutto bene. Ho visto subito le prime battute, un Modena subito a dare battaglia, un Albino Leffe che si sta proteggendo dietro, giocando addirittura con i 5 uomini, ma questo è anche normale che lo facciano. Ringraziamo Vernacchia. Siamo arrivati al terzo minuto e mezzo di gioco. Maier ferma l'attacco dei giocatori ospiti, poi c'è questo lancio pericoloso per numero 11 Maffioletti, retropassaggio a Armellini. Diciamo che nel Modena è assente lo squalificato Fabbrini ed è assente Milanetto, che si è bloccato proprio in settimana con un guaio muscolare che speriamo di poco conto. Nell'Albino Leffe mancano Remonti, Lanzare, Caputo squalificati e Bifini infortunato. Se ne va Balestri sulla sinistra, tiene in campo il pallone, cerca il dribbio a rientrare e guadagna il fallo laterale. Pasino non controlla bene il pallone e la palla viene ritornata in avanti dai giocatori dell'Albino Leffe. Riparte Maier, Ponzo. Ponzo ha una bella iniziativa, si incunea, apre per Ginestra, Veronese, il traversone basso e c'è l'angolo con l'intervento alla disperata del numero 6 Zanini e la palla è subito in calcio d'angolo
seguiamo questo primo angolo a favore dei gialloblu, lo batte il mancino Pasino. Ponzo era finito a terra, si è incontrato con un avversario, la palla verso Tironelli, il tocco di un difensore, ancora Pasino. Pasino butta la palla dentro, allontana il difensore, sfiora soltanto e c'è il secondo angolo. Secondo angolo a favore del Modena, l'Albino Leppe è tutto indietro in questo inizio di partita col Modena proiettato in avanti. Grieco, la palla è lunga, non la tocca nessuno e finisce sul fondo. Lello Vernacchia, Modena che è partito col piede sull'acceleratore, come d'altronde era ovvio. Sì, beh, è evidente che questa è una partita da vedere di sbloccare immediatamente. L'Albino Leppe vede che si sta proteggendo dietro, giocando con i 5, mettendo addirittura Zanini a uomo sul nostro Pasino. È evidente che la partita la deve fare il Modena, d'altronde nessuno viene a regalare niente, è una squadra tranquilla fra virgolette, però i play-out sono a 5 punti e allora venire a Modena per loro è, diciamo così, strappare un punto è fondamentale anche per un discorso morale. È una squadra che gioca, è una squadra che si difende e darà del filo da torcere al Modena, perché nessuno ci sta a perdere. Lello, il Albino Leppe è al momento la primatista italiana tra tutte le squadre professionistiche come pareggi, 17. Sì. Cosa vuol dire questo? È una squadra molto tosta, è una squadra che se la gioca la partita, difatti ha fatto 6 vittorie e 6 pareggi e c'è di mezzo questi 17. Sconfitte 17 pareggi. 17 appunto. Pareggi. E questo è importante nel senso che è una squadra equilibrata, ha subito, come dire, messo i puntini sulle i Piantoni, perché ha coperto molto molto in mezzo al campo, però il Modena sta giocando molto bene sulle fasce laterali e cerca di scardinare questo, ecco, con questi cross, con questi traversoni, di trovare il colpo giusto. Però vediamo che anche il vecchio ma sempre valido Maffioletti si riconosce sempre dalla testa pelata, un grande giocatore, un uomo che dà sempre tutto in tanti anni che è lì in questa squadra. Attacca adesso l'Albino Leppe, il tocco del numero 10 Poloni, ma non c'è nessuno dei suoi. 7 minuti e mezzo di gioco, 0-0 tra Modena e Albino Leppe, un risultato che alla fine potrebbe certamente far felice Albino Leppe e sicuramente non in Modena, anche se Como e Livorno sono impegnate in partite piuttosto difficili. Tiro di Zironelli da fuori. Lello, il tiro da fuori può anche diventare una buona soluzione contro una difesa molto chiusa. Beh, è evidente che ci sono delle qualità come queste qui, sia di Grieco sia di Zironelli, che devono essere messe sul piatto oggi, perché se la squadra si chiude è evidente che sono delle buone opportunità. Ecco, c'è da stare attenti da non al scoprirsi, contropiede soprattutto, eh. Da non scoprirsi, perché loro si difendono in 6, vedo proprio 5 più 1, è un misto, sta facendo un misto, però sono molto bravi anche a ripartire. 0-0 sempre il punteggio e qui di fianco ovviamente c'è Antoine che sta con un orecchio seguendo la casa Modena e con gli occhi sta guardando questo Modena che certamente ha una brutta rogna da pelare. Intanto buona Pasqua a te, al tuo ospite e a tutti i tifosi. Primo, seconda cosa, è vero quello che tu dici, purtroppo casa Modena non sta andando molto bene a Treviso, ma sta anche seguendo i collegamenti che ci sono per la partita Reggiana Como e anche Ferrara, ovvero Spal Livorno. È sicuramente una domenica importantissima. Qua al Braglia ho il cuore un po' agitato, è un po' in subbuglio perché qua, ragazzi, la cosa è molto impegnativa. 0-0, 9 minuti e 20 secondi, Veronese affrontato duramente dal difensore, palla Quaglia, vediamo il pressing di Araboni, le grottaglie. Lello, il pubblico si spazientisce un po', ma credo che il Modena deve avere molto, molto pazienza, il pubblico lo stesso. Beh, questo è evidente, sono partite, questo fa vedere che il pubblico è molto vicino alla squadra, è evidente che questa B, finché non ci dà la matematica certezza e i risultati, rimane sempre in gola, diciamo, per l'urlo finale. Però è evidente...
evidente che queste sono partite dove bisogna avere tranquillità, calma, perché si può vincere anche al 90esimo, ma la cosa importante è di gestire bene i risultati, di gestire bene la partita e di capire con chi abbiamo a che fare oggi. Oggi è una squadra che vedi si difendono, però sono già in 4 davanti, esatto, 5. Loro sono in 6, si difendono in 6 e attaccano e si propongono in 5. Punizione battuta per l'Albino Leffe, il tiro da fuori molto forte, molto pericoloso di Andreotti, con una deviazione in calcio d'angolo. L'arbitro ha visto una deviazione non del portiere, però di un giocatore, di un difensore. Andreotti, un giocatore uscito dal vivaio del Torino, ha giocato anche 5 partite nel Torino in prima squadra. Traversone, allontana Ginestra, ancora un tiro di Andreotti. C'è la rimessa da fondo campo e questo Andreotti ha già dimostrato che è meglio non lasciarlo tirare da nessuna distanza, questo 23enne, anzi quasi 24enne, che ha giocato anche nell'Arezzo e nel Castel di Sangro, ma ripeto, è uscito dal vivaio del Torino. Zironelli, controllo di Garlini, Maier, fermato Maffioletti, sempre pericolosissimo. Quaglia, Pasino, fa venire in avanti Balestri, chiede palla ancora a Pasino, la riceve ma non c'è nessuno. Zironelli, Veronese, l'apertura, Ponzo sulla destra, la percussione di Ponzo, larga, salta Zironelli, Pasino tenta di tenere la palla in campo, la rovesciata, spinto Zironelli alle spalle. Chiedeva il rigore Zironelli, ma forse è una richiesta improbabile. E il Modena continua a allargare molto sulle fasce, come dicevi tu, vero? Destra e sinistra. Loro si accentrano molto perché non vogliono, si vede le penetrazioni centrali di Pasino per il passaggio alle due punte, e si sta proponendo bene sulle fasce Ponzo, che già ha messo in mezzo già 2 o 3 bei cross. Pasino subisce il fallo, ancora Pasino, il suo traversone, ma respinge il numero 5 Sonzoni. Il Modena deve cercare di seguire un attimino di più, perché sennò si diventano due tronconi, e sia Zironelli che diciamo Balestri, il 3 è Balestri, Quaglia e le Grottaglie sono rimasti molto indietro, tu molto dicevi. Indietro, cioè, cercare di tenere un po' su, ma è evidente che Maffioletti e Arboni danno fastidio. Ecco, forse il Modena ha paura di questo contropiede. Ma bisogna stare molto attento, perché vedi, in casa, Claudio, è più difficile giocare, perché devi costruire e distruggere, distruggere il gioco dell'avversario e fare gol. Fuori casa, come fa l'Albino Leffe oggi, devi cercare di distruggere e poi, se riesci, anche di costruire e finalizzare. Andreotti, l'uomo certamente più pericoloso per Albino Leffe in questo inizio di partita, pericoloso per il Modena ovviamente, con le sue conclusioni da fuori area che sono state davvero davvero molto molto insidiose, soprattutto la prima. Fallo laterale, rimessa in gioco per Albino Leffe, 13 minuti del primo tempo, 0-0. Dicevamo di Livorno che gioca una partita molto difficile quest'oggi, e lo stesso La Spalla, il traversone lungo per Maffioletti, ci arriva, poi le Grottaglie deve pulire l'area di rigore con un colpo di testa, ma c'è ancora Andreotti che arriva sulla palla, Ponzo, angolo, e il Modena, non è angolo, no, c'è stato il calcio di punizione, sì, per il fallo ai danni di Ponzo, ma questi due, Arboni e Maffioletti, in area di rigore sono due pericoli. Ponzo, Ginestra, Ponzo e Grottaglie, Zironelli cerca di proporsi, riceve, subito attaccato dal numero 4 Salvatori, ancora Zironelli, c'è Ginestra, chiede la palla molto larga, si preferisce la giocata stretta. Ginestra aveva svariato Lello qui sulla destra, ma non l'hanno servito. Come ho detto prima, loro stanno molto attenti alle penetrazioni centrali, quindi lì è difficile passare. È il Modena che deve cercare l'ultimo passaggio, cioè il penultimo passaggio
in fascia per poi trovare il traversone giusto per l'incornata. È evidente che loro hanno fatto, si vede proprio, una tattica soprattutto su Pasino, che c'è il 6, come ti dicevo prima, Zanini, che lo sta controllando proprio l'uomo. Fanno un misto zona, però ecco, sono molto bravi anche a ripartire. Allora è importante che i centrocampisti del Modena seguano l'azione, in modo che non ci siano due tronconi, cioè l'attacco e il centrocampo molto dietro. Ginestra, Balestri, subito attaccato da Raboni, Quaglia, Maier, e Maffiolitti va subito per disturbarlo. Ginestra, si gira Ginestra, trova spazio, Pasino, Pasino al tiro, pari il portiere. Tutti i lavoratori o i pensionati possono rivolgersi ai... Questa volta la combinazione è riuscita bene, aveva liberato bene, Pasino. Sono stati bene che Ginestra è riuscito a venire dentro. Si sa, quando l'attaccante riesce ad entrare nel campo ha due possibilità, nel senso che può andare al tiro e può fare l'1-2. In questo caso ha appoggiato la palla a Pasino per essere ritornato alla palla. Pasino però, essendo sulla lunetta, ha pensato bene ovviamente di tirare. Ha tirato. Certo. Palla laterale, ha rimesso a favore dell'Albino Leffe col numero 8, Groppi. Palla in fallo laterale, Reggiana, Como, ferma sullo 0-0 ancora, il Livorno gioca a Ferrara contro la SPAL. Ginestra, Ponzo, lancio lungo, recupera palla Grieco sulla respinta, l'apertura molto lunga, un po' troppo, e forse anche il vento può darsi che abbia allungato la traiettoria del pallone. Marosini, un portiere che è abituato a giocare anche quasi al limite dell'area di rigore, non si è fatto ovviamente sorprendere, è un giocatore molto esperto, 36, quasi 37 anni. Quaglia, palla in fallo laterale, Andreotti, Salvatori, altro giocatore esperto, arriva Quaglia, Pasino fermato, fallo laterale. Spalle Livorno ancora 0-0. Antoine che sta seguendo le vicende sui due campi sui quali sono impegnate le due contendenti del Modena. La palla verso Ginestra in area di rigore, va subito al tiro, guadagna l'angolo, è stato molto pronto Ginestra. Ecco, queste sono delle situazioni dove si può sbloccare il suo tatto, perché il calcio d'angolo con i colpitori di testa che ha il Modena è un'occasione da sfruttare. Da sfruttare, Grieco, le grottaglie, non ci arriva, forse ha toccato un difensore del Albino Leffe, no? Veronese infatti aveva lasciato la palla pensando che fosse... Per me l'ha toccata Gironelli. Gironelli forse. Comunque l'assistente, il signor Cantale, ha segnalato la rimessa laterale a favore dei giocatori ospiti. Adesso invece per il Modena, Pasino. Pasino. C'è Ponzo. Pasino tiene la palla. Cerca il lancio lungo, ha visto Balestri. Balestri dentro. Non ci arriva Veronese. Ed è il quarto angolo a favore del Modena. Quattro angoli già in 18 minuti. Il Modena sta creando una buona pressione. Ecco qui. Se si dovesse sbloccare il risultato sarebbe già un buon punto. Maier, Veronese il tiro, lo svirgola, Pasino si disturba con Gironelli, si sono disturbati a vicenda, sbaglia lo stop Ponzo, arriva Maier in scivolata. Maffioletti era già in agguato. Maffioletti ha il fitto della gioventù. Le grottaglie, Maier, il Modena preme con molta insistenza, Ponzo, traversone di Ponzo, Ginestra, palla fuori di posto. Un Ginestra molto attivo che finora non ha fatto rimpiangere l'assente Fabbrini. No, beh, diciamo, il Modena sta facendo una buona circolazione di palla, si sta muovendo bene, e, sì, ma di là c'è l'Albino Leffe che non può mica perdere. È una partita tosta ma è viva.
Grieco, rovesciata, Veronese subito ma non trova Ginestra, Rosin ai pantaloni della tuta perché è una giornata molto fredda, freddo fuori stagione, quindi ancora più rischioso per la muscolatura dei giocatori. Le grottaglie, Ginestra ha preso un colpo, ma Fioletti, Araboni, la palla è lunga, nulla di fatto. Armellini, pronto alla rimessa dal fondo, questa volta non c'è passaggio corto, poi invece ci sembra ci sia un ripensamento, ma Mafioletti era in agguato, quindi si preferisce il rinvio deciso, la rimessa decisa dal fondo del portiere verso Veronese che non ci arriva. Zanini, Rosin, colpisce bene coi piedi, le grottaglie, Groppi, tocco, Mafioletti, ma c'è Quaglia, parte ma non ci arriva Balestri, la palla in fallo laterale messa in gioco per l'Albino Leffe. 21 minuti 0-0, siamo arrivati a metà del primo tempo con l'Albino Leffe che riesce a inchiodare il Modena sullo 0-0. Quaglia, Balestri, palla lunga, salta il numero 3 Garlini, vince lo stacco, Maier con calma mette giù la palla, la gioca a terra, Quaglia, parte Ponzo ma è in vantaggio Garlini, la palla però in fallo laterale. Per la rimessa in gioco di Grieco, Maier, Quaglia, Pasino con appiccicato come un francobollo, no, un fuorigioco che mi pare proprio non ci fosse, ma il collaboratore ha alzato subito la bandiera. Pasino era stato molto bravo a pescare Balestri, altrettanto bravo a dettare il passaggio, ha battuto la punizione Rosin, Mafioletti, le grottaglie. Vedo che Vernacchia si è fatto degli appunti, cosa hai scritto Lello? Beh, ho annotato quella che è la tattica di Piantone, cioè ha fatto far giocare un po' un 3-5-2 come un sì. 3-4-1-2, però diciamo più basso, nel senso che i tre difensori sono i tre difensori centrali, con l'otto che guarda Ponzo sulla fascia e quel giocatore interessante come tu dicevi te, quell'Andreotti sì. Sull'altra fascia, e poi ha fatto due marcature, come vedi Gironelli viene marcato proprio a uomo dal numero 4 che è Salvatori, sì. E come detto Pasino viene marcato da Zanini, quindi in pratica c'è un giocatore, ha fatto due marcature proprio al centrocampo, vedi che vanno insieme, sì. Quasi a uomo in pratica, esatto, sì, giocano molto raccolti dietro e l'unica alternativa sono questi traversoni che devono fare in modo di lanci sulle fasce a scavalcare l'ultimo uomo laterale che c'è, come c'hanno. Ha fatto Pasino prima, esatto, per Balestri, benissimo. Ecco, in quella maniera, siccome quando la palla è sulla fascia i giocatori si accentrano e allora rimangono libera, fanno rimanere libera l'altra fascia, allora devono essere bravi i giocatori di moda ad andare ad accentrarsi in quella fascia lì dove si è liberi per poter fare un bel cross pericoloso oppure andare a duello per cercare il tiro. Infatti Ponzo e Balestri spesso dettano loro il passaggio scattando molto presto appena vedono che Modena sì, perché diciamo se la palla è sulla sinistra Ponzo rimane sempre leggermente libero perché l'otto si accentra, così pure Andreotti dalla parte di là, e questa è la chiave per trovare diciamo così il posto, come ha fatto all'inizio. Come ha fatto all'inizio, all'inizio sì. Hanno fatto una buona circolazione di palla con il penultimo passaggio in fascia e con l'immediato cross al centro dove magari potevano crearsi i presupposti per fare gol. 24esimo, 0-0 il punteggio tra Modena e Albino Leffe. Albino Leffe è la società che è nata dalla fusione tra Albinese appunto il Leffe. Ponzo, Maier guadagna la palla, subisce il fallo. Ponto.
Grieco, Ginestra, fermato, ancora Ginestra, fallo su Ginestra. Punizione per il Modena, Grieco. Parte Pasino, Ponzo, fallo su Ponzo. E viene ammonito, ammonito Grieco. Ammonito Grieco. Io Lello qui avrei ammonito il giocatore di Nolepe che butta via la palla. Come vedi, con gli arbitri bisogna stare nella loro testa per capire. Ammonito Grieco. Forse ha detto qualcosa. Certamente ha detto qualcosa. Certo. Antoine, è più difficile per il Modena o per Casa Modena che tu stai seguendo a radio? Casa Modena sta prendendo 2-0, il terzo set ha avuto 6 volte la possibilità di vincere e sta perdendo 28-27, però per Modena la vedo dura, ma il canarino vola, il canarino lotta e non ci rendiamo. Grieco, Maier, traversone di Maier, saltano, Pasino, spinto. Questa è assurda. Non ha commesso gioco pericoloso, il piede era basso, poi non era all'altezza della testa. Questa è assurda, ma comunque... Andiamo avanti così. Vabbè, non si può fare altrimenti. Sì, questa volta mi pare proprio il gioco pericoloso non ci fosse. No, ma l'altro ha anche spinto un po', che ci può anche tra stare. Tra l'altro lo ha spinto, ci può anche stare, però non era da fischiare punizione. Mattioletti guadagna un calcio di punizione. La vostra sicurezza è il nostro mestiere. E Bellaria. Calcio di punizione per Albino Leffe, 26esimo del primo tempo, 0-0. Andreotti ancora. Punta a Balestri, poi scivola da solo. Pasino, Zironelli. Verso Veronese, il passaggio è impreciso. Chiedeva palla a Grieco, ma Zironelli ha tentato di verticalizzare subito. Araboni, Andreotti, Balestri lo ferma, lancio verso Pasino, grande volata di Pasino, ma è in vantaggio su di lui Garlini. Pasino ha cominciato a mulinare le gambe, ha rubato il tempo al difensore ma non al secondo. Balestri, traversone lungo, Rosin smanaccia il pallone, allontana Maffioletti. Poloni, fermato Ponzo, le grottaglie dentro, Veronese, arriva il portiere molto pronto. È rimasto a terra un giocatore dell'Albino Leffe, si tratta di Poloni. Lello, ti voglio chiedere così, approfittiamo del fatto che il gioco è fermo, la C1 di questa stagione, della passata, ma diciamo di questa, rispetto alla C1 che hai fatto tu 19 anni fa, 20 anni fa, anzi 19, non... Beh, hanno più, hanno meno, ma questo comincia a essere un buon livello, già ci comincia a essere dei giocatori molto validi, si vede giocare palla a terra, insomma tecnicamente poi corrono molto di più, sono messi in campo in maniera diversa, nel senso che ora con questo nuovo gioco della zona ci sono le zone del campo che sono sicuramente meglio presidiate, però ecco, un fatto, parlerei soltanto un fatto di tecnica, a quei tempi la tecnica e i giocatori erano molto più dotati. Non è vero che correndo di più la tecnica fa difetto, se uno è buono tecnicamente ed è fortissimo atleticamente è un grosso campione, meglio ancora, insomma. Meglio ancora, però diciamo che livelli dei giocatori molto buono, ecco. Balestri, Pasino, intanto rientrato Poloni, Pasino sulla sinistra, traversone molto lungo, Veronese, Ginestra, aggancia ma non riesce a tenere il pallone per il tiro. Parte Poloni e sono già in tre ad attaccare dall'Albino Leffe e si aggiunge anche il numero 10, Poloni, le grottaglie, Grieco, Maier, Tironelli, Ginestra, apre subito per Balestri,
Pasino, Balestri, molto attivo, ancora Balestri, cerca l'1-2 con Pasino che poi invece tenta l'azione personale, grande tiro di Pasino, angolo, intervento di Rosigno. Genio Pasino? Il re di palla c'è, palla non c'è, Genio Pasino ha fatto una cosa pregevolissima, da Serie A, un canarino che ce la mette tutta questo. Lello, qui Pasino aveva cavato veramente il cilindro al cappello. Beh, lui si trova a dover fare uno contro uno e lo sta facendo molto bene, sia in fase di impostazione sia in fase di conclusione. E Grottaglia anticipato, Ponzo, Grieco, Pasino, Pasino, mette dentro la palla, non ci arriva le Grottaglie, Maier, tiro gol di Maier fuori. Mezz'ora e mi pare, Vernacchia, di poter dire un buon Modena. No, no, ma Modena sta facendo il suo, come sta facendo l'Albino Leffe. Albino Leffe è un fatto che presidiare le zone di pertinenza con i giocatori che sono molto validi, ci danno dentro, fisicamente sono a posto, è evidente, ecco, che si può sbloccare, come dicevi te, con un tiro da lontano, un calcio d'angolo o con l'invenzione di Pasino. E Modena ci ha provato proprio con queste armi. Zironelli, Grieco, Maier, Ginestra, fallo su Ginestra, fallo di Garlini, attenzione, battuta da Grieco, Pasino, Pasino sulla destra, Pasino tenta l'1-2 e poi affida la palla a Ponzo, traversone ribattuto dal corpo di Salvatori, Grieco, Grieco tenta il tunnel, non lo trova, fallo laterale, messo in gioco di Grieco, Pasino, Grieco prova a saltare l'uomo, non ci riesce, calcio d'angolo, sesto angolo, 6-1 gli angoli, i saltatori del Modena in area di rigore tranne Maier, palla molto lunga, Veronese non ci arriva, Quaglia, Balestri, detto il passaggio, viene chiuso, fallo su di lui, calcio di punizione a favore dei giallo-blu dopo 32 minuti di gioco. Pasino, ma va anche Grieco per la battuta della punizione. Ancora Pasino e Grieco, ma rimane Grieco. Da quella posizione evidentemente chi calcia di destro ha certamente qualche possibilità in più di mettere in difficoltà la difesa. Grieco dentro, ancora anticipato le Grottaglie, Ponzo scivola, poi un fallo, calcio di punizione di Rosin. Lello, sui palloni alti mi pare che loro non si facciano molto sorprendere. Ma loro sono messi bene, le soluzioni il Modena ce l'ha, delle volte trova con le Grottaglie a far la sponda, può darsi che uno di questi calci d'angoli possa venire quello giusto. Apertura per il numero 8 Groppi, suo traversone Armellini. Ecco, vedi, il Modena deve cercare di partire bene, però oggi manca Milanetto, che secondo me è quello che inizia cuciva in maniera un po' anche. Esatto, ma è molto bravo a giocare in verticale. Vedi che il Modena è ancora nella sua metà campo, loro sono già nella loro, e quindi hanno recuperato e chiuso. Esatto, ecco, la cosa importante è saper partire molto forte, che si arriva, ecco, piano piano, ecco, vedi, fascia, ci siamo, sì. Balestri, fallo su di lui, poi fallo di Balestri. La cosa importante è sveltire negli ultimi 25 metri l'appoggio sulla fascia e il cross subito repentino. Perché questa volta su Balestri forse è venuto un po' tardi, no? Infatti era già chiuso Balestri. Ma come vedi, la manovra, si sono stati fatti tre passaggi, però erano ancora a metà campo. È evidente che il gioco in orizzontale ti permette il mantenimento della palla, però è evidente che quello in verticale può fare molto più male. Ginestra, Pasino, Pasino ancora,
Tocco per Ponzo, Grieco, Pasino. Di là. Pasino cerca Veronese, non lo trova. Mafioletti che corre molto e quindi si fa trovare pronto per l'appoggio anche sulla sua tre quarti quando l'Albino Leffe recupera il possesso di palla. Andreotti, battuta lunga, Ponzo, Armellini, Quaglia, 35 minuti di gioco e la pratica Albino Leffe non è una pratica facile da sbrigare per il Modena, ma si sapeva, scivola le grottaglie, poi perde la palla ancora Albino Leffe, le grottaglie, Veronese fuori gioco. Fuorigioco di Veronese, punizione dunque per Albino Leffe, batte la punizione Rosin, Maier, Ponzo, rinvio, Poloni, palla indietro ancora, Sonzoni, fermato, Grieco, palla lunga per Pasino, 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 Pasino! Pasino! Lello, l'Albino Leffe non si era mai fatto sorprendere, questa volta si è fatto sorprendere. Questa volta... Perché? Perché il signor Rosina ha sbagliato, diciamo, tutto. È stato molto bravo Pasino. Grieco dà la palla a Pasino, ma Pasino... ha visto l'uscita di Rosin che è stata sbagliata nettamente e a questo punto l'ha trafitto e non era facile, giocata veramente meravigliosa. Pasino ha avuto la freddezza del tocco di precisione. Il tocco ce l'ha di natura, la sua intelligenza è stata che quando Greco l'ha lanciato non ha guardato la palla. Perché ha guardato il portiere? Ha guardato il portiere, a questo punto la soluzione che ha provato era quella giusta, cioè palla a terra, che è stata una delizia e poi non era molto forte, sembrava come se gli sportivi soffiassero su questa palla. Stavamo soffiando tutti. Esatto, esatto, grande giocata. Ha detto Lello Antoine che tutti stavamo soffiando su quel pallone e tu direi che ti hai messo 6 mesi di vita a soffiare su quel pallone. È vero, è vero, è vero, il re di palla c'è, palla non c'è, ci ha regalato la prima caramella Pasquale. Attenzione, tutti i canarini allerta perché ci sarà ancora da soffrire, però grandissimo genio Pasino. Grazie Cristalli, dal 1960 esprimiamo... Un bellissimo passaggio di Vito Grieco e adesso c'è una punizione e questo Andreotti ha dimostrato di avere un tiro davvero pericolosissimo. Parte Andreotti, calcio alto. Questo Andreotti, Lello, tu non hai visto la partita d'andata, nella gara d'andata giocò come centrale, come regista, oggi è messo un pochino laterale. Ma ci sono tanto giocò molto bene, aggiungo. È un giocatore, si vede, duttile, che magari può usare sia in fascia sia in mezzo, se ha i piedi buoni, c'ha buona corsa, buona visione di gioco. Si vede che Piantoni l'ha messo sulle piste di balestre perché... Ma non è un po' sprecato un giocatore che, ti ripeto, giocò veramente una vita molto bella. Lui, diciamo, quando si fa un gioco, diciamo così, di attendistico, è evidente che lui ha messo Salvatori e Poloni a guardia dei due centrocampisti, sia Greco che Gironelli. Ecco, lì bisogna vedere ora l'Albino Leffe se vuole recuperare, se cambia e dove cambia. È evidente che può cambiare o lasciare sempre la marcatura di Pasino e poi magari mettere un giocatore diverso in mezzo per costruire, magari. Per costruire. Calcio d'angolo intanto per questo attacco del Modena, il settimo angolo per il giallo-blu Grieco dalla bandierina. Pasino, Grieco, palla molto lunga, Quaglia,
non riesce a metterla al centro con la dovuta forza, recupera però la palla Balestri, dei grottaglie, salta l'uomo che però gli mette la palla in fallo laterale, Ponto, Ginestra, fallo su Ginestra commesso da Garlini. L'arbitro richiama Ponto che si è lamentato con il collaboratore dell'arbitro. Claudio, in questo momento qui, visto che ha un po' pusato l'Albino, sei un po' innervosito, secondo me il secondo gol potrebbe essere la ciliegina per andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Vediamo se Grisco riesce a confezionare anche questa volta un assist come in occasione del primo gol. Ci sono due uomini in barriera. Parte il pallone di Grieco, non ci arriva nessuno perché Veronese ha anticipato, è l'ottavo angolo. Va Pasino dalla bandierina questa volta. L'intera curva ha intonato il suo coro ricorrente e dovuto per Gigi Montagnani. Palla dentro, non ci arriva Quaglia perché sul tocco di destra di Veronese la difesa si è chiusa e poi Teani allontana, ma Balestri in anticipo, Pasino, ancora Balestri che parte, salta l'uomo, Balestri, poi viene affrontato da Teani, palla in fallo laterale. 41esimo, Modena in vantaggio 1-0, Pasino, Pasino, Ginestra, palla dentro, si chiude Sonzoni, Ginestra, lascia Balestri, ancora Ginestra, mette la palla giù, traversone molto lungo, Ponzo non ci arriva, ma la palla è già sul fondo e Ponzo ha trattenuto l'avversario che stava per finire sui cartelloni pubblicitari e poteva anche farsi male. Rimessa dal fondo di Rosin. Ziranelli, Grieco, c'è Ginestra molto largo, Veronese, fallo su di lui del numero 4, Salvatori, ex del Milan, della Fiorentina, Pasino, dentro, Veronese, anticipa, Poloni, Ponzo, Grieco, anzi Ziranelli, Balestri, Veronese, Ziranelli ancora, allarga su Grieco, Pasino, parte Ponzo, Pasino lo salta e qua ci vuole il cartellino giallo, sacrosanto cartellino giallo. L'arbitro era un po' lontano dall'azione ma lo vede, ammonito Zanini, ammonizione giusta direi. Sì, ormai Pasino sta facendo su il duello, anche perché Zanini portato a sinistra si trova molto in difficoltà, dalla parte di là si vede il suo piede naturale, il destro, si trova meglio, però Pasino oggi in giornata farebbe fatica a chiunque a tenerlo. Grieco, calcio di punizione, 44esimo, 2 minuti di recupero dice l'arbitro. Grieco, pronto a battere la punizione, barriera 2, ancora la punizione di Grieco, molto larga, Maier ci arriva ma era troppo profondo il pallone, nulla di fatto. Grieco, parte Ponzo, servito, Ponzo dentro, Veronese fermato, c'era Ginestra, peccato Lello. Come ho detto, Ginestra si era smarcato molto bene, se avesse visto era proprio, andava a duello con Rosini addirittura, ecco.
ed è importante in queste azioni qui cercare proprio di aggirare la difesa, e il secondo gol sarebbe, come ti ho detto, ideale, perché è una partita che non è facile. Fallo di Poloni, Grieco già ammonito, a cenno di nervosismo. Calcio di punizione. Armellini batte la punizione lui stesso, aspetta che vada a distanza il giocatore avversario, Araboni, palla lunga, Garlini, Maffioletti, Quaglia, Balestri, Pasino, un Pasino molto ispirato, Pasino punta l'uomo, entra in area di rigore, traversone, troppo alto, peccato. Una via di mezzo fra il tiro e il cross, purtroppo aveva fatto tutto bene, ma... è comunque un Pasino incontenibile, come dice. Sì, sì, beh, diciamo che l'errore tattico lo sta facendo anche Andreotti, perché Andreotti sta molto alto, che ha paura delle uscite di Balestri, sì. E in quella zona lì Pasino ha molto spazio, allora uno contro uno è fastidioso. Balestri, Zionelli, Grieco, c'è Ponzi in fuorigioco, non se ne accorge, Pasino, fine del primo tempo, dunque Modena 1 Albinolese 0. In realtà è uno studente di Rimini, ma della sezione di Cesena, assistito da Cantale Spadaro, pronto a dare il via al secondo tempo. Tutto è pronto, vi rileggo le foto. Ci stati cambiamenti, attacca subito il Modena, Veronese, Ginestra, Balestri, traversone lungo, allontana la difesa dell'Albinolette. Seguiamo questo attacco del Modena, ma recupera palla l'Albino, fallo di Maier. Allora, formazione del Modena, allenatore De Biasi, Armellini, Quaglia, Balestri, Ponzo, Maier, Le Grottaglie, Zironelli, Grieco, Veronese, Pasino, Ginestra, panchina, Monguzzi, Ungari, Pinton, Giglioli, Scoponi, Ardenghi, Ferrari, assenti, l'infortunato Milanetto, lo squalificato Fabbrini, Albinolette, allenatore Oscar Piantoni, Rosin, Teani, Garlini, Salvatori, Sonzogni, Zanini, Andreotti, Groppi, Araboni, Poloni, Maffioletti, panchina, Coser, Colombo, Consoli, Antonioli, Brusaferri, Motta, Gusmini, tiro da fuori di Andreotti, palla lontanissima dalla porta. Albinolette, dodicesimo, quota 35, Modena primo, quota 61, finora due ammoniti, Grieco del Modena e Zanini dell'Albinolette. Nessun cambiamento ancora. Neanche tatticamente, è rimasta, neanche tatticamente, è rimasta prima, così. Sì. Quindi Piantoni vuole ancora aspettare per fare eventualmente qualche variazione. C'è da dire che il Modena ovviamente deve vincere, anche perché le notizie da Reggio Emilia, dove il Como sta vincendo, spingono il Modena a tenere quantomeno il vantaggio di 4 punti sulla squadra lariana. Veronese, Zironelli recupera palla, Pasino, Grieco, Veronese, allarga molto bene per Ponzo, dal traversone Ponzo, non salta nessuno perché la palla è troppo lunga, Grieco chiedeva la palla, Piantoni, Lello non sta facendo scaldare nessuno ancora. Ma diciamo che si vede che la squadra che gli dà più affidamento è questa qui, sia come uomini sia che come tatticamente sono impostati,
È evidente che ora, secondo me, qualcosa si potrà muovere fra una quindicina di minuti. Tutti i giocatori di panchina del Modena invece si scaldano, ma questa è una consuetudine. All'inizio della ripresa sempre accade questo. Grieco, Maier, palla da Armellini, si scontra con Mappioletti. Maier ha commesso un errore, si è chiesto scusa subito Vernacchi. Sì, beh, diciamo che chiedere scusa, cioè sono partite queste qui molto importanti, che basta un niente, basta un attimo di rilassatezza, e ora speriamo che Armellini non si sia fatto niente con lo scontro con Mappioletti, perché insomma la partita andava via tranquilla, come si dice, no? E bisogna fare molta molta attenzione. Ricordo che l'Albino Lecce è primatista di pareggi, non solo in C1 ma in tutta Italia, 17, squadra molto equilibrata. Il Modena ha avuto il merito di passare in vantaggio e di sbloccare il punteggio subito. Armellini in piedi, scuse reciproche con Mappioletti, anche lui già in piedi. Rimessa laterale per Albino Lecce, Maier riconquista palla, Grieco, chioma al vento, rilancia subito i suoi, Ponzo, Veronese, tocco, Pasino, lungo, Ginestra, Ginestra al tiro, para Rosini in angolo. Grande, come ti ho detto prima, visto la squadra molto raccolta del Modena, però giocato in verticale, quattro passaggi, tiro di Ginestra, molto bello. Poteva Ginestra puntare l'avversario, è stato meglio così secondo te? Lì è come si sente l'attaccante, lì se l'aveva sul suo piede, ha tirato molto bene, lì è stato bravo anche il portiere Rosini, che sia un tiro improvviso, un tiro forte anche se centrale, però ha parato difficoltà e mi sta accedendo. L'angolo battuto da Grieco, il numero 8 come angoli, Pasino. Pasino contro Zanini, lo salta, palla Grieco, ancora dentro, Zionelli, Balestri, lascia Grieco, cerca un tiro a girare ma colpisce troppo la palla, forse troppo sotto. Comunque Modena molto in partita, Lello, anche in questo inizio di secondo tempo. Sicuramente sapranno anche quello che fa il Como, voglio dire, però è evidente che Modena sono tre partite in casa, tre partite deve fare tre vittorie, secondo me poi è Serie B e questa ha i risultati in mano, non puoi farti sfuggire la squadra che deve vincere il campionato, deve portare a casa i risultati. Araboni, traversone lungo, Quaglia, apertura Andreotti, Tironelli, Balestri, Ginestra, sbaglia il tocco anche perché c'è la deviazione del difensore, Balestri, Grieco, parte Grieco, l'attacca Mappioletti, Grieco, Veronese, Zironelli, l'apertura per Ponzo, Ponzo controlla a seguire, peccato per Veronese il passaggio. Garlini, tocca a Pasino, fallo laterale, 6 minuti della ripresa, 1-0 per il Modena. Palla laterale, ha messo in gioco per l'Albino Lecce. Maier in lotta sulla sinistra, Mappioletti, smarcato, palla dentro per Araboni, il tiro, ma Quaglia è molto vicino e riesce a ribattere, Pasino di testa, Veronese, Grieco, Ginestra, va Balestri, Ginestra lo aspetta, Pasino, Pasino s'accentra Pasino, gli rubano la palla. Gioca palla a Poloni, dentro, per numero 7 Andreotti, Balestri va a chiudere, scivola Andreotti,
Vironelli, Grieco. Si stanno un po' allungando per neanche le due squadre? Ma diciamo che l'Albino Leppe sembra che stia alzando la difesa, cercare di pressare un po' di più e sta giocando molto di più in verticale. Però in questo modo il Modena ha avuto l'opportunità di andare uno contro uno già un paio di volte, ora l'ultima azione di Pasino che è stato un attimino lento nel chiudere, poteva tirare anche di destro anche se è un mancino, poteva tirare anche di destro visto che era molto vicino alla porta. Viene in avanti adesso l'Albino Leppe. Adesso i capovolgimenti di fronte sono più frequenti, ma Fioletti tenta il pallonetto ma non c'è nessun pericolo per Armellini. Il Comi tanto ha raddoppiato Areggio, ma diciamo che questo ci poteva stare, la Reggiana ha anche diversi squalificati, quindi forse rimarrà il Como l'avversaria, la Reggiana più dura a morire del mio amico Testoni, è una squadra che sicuramente farà i play out farà anche molta fatica nei play out. Sì, beh, io auguro a mio amico Testoni di venirne fuori, però a questo punto sembra che il Como è a 4 punti, no? Sì. Noi dobbiamo mantenere queste distanze qua. Pasino, fallo su di lui, 9 minuti, secondo tempo, Modena Albino Leppe, 30ª giornata, campionato C1 Girone A, Pasino, palla lunga, Rosin, un eccesso di confidenza, Quaglia, con calma, Maier, Pasino, Ponzo, Ginestra, non aggancia, Veronese, Andreotti, Poloni, Mafioletti, Poloni, Araboni, è un po' solo, Traversone gli viene contratto da Maier. Le grottaglie, parte Ponzo, ma il Modena non riesce a servirlo subito. Ponzo era partito in modo molto interessante, poteva... ha perso l'attimo per lanciarlo e l'azione si è vanificata in questa maniera, però visto che l'Albino Leppe è entrato che vuole cercare di fare qualcosa, si sta spingendo molto in avanti e lascia dei buoni vanti per noi, Veronese, traversone, Rosin. Mafioletti. Andreotti. Zanini. Sbaglia. Zironelli. Ginestra. Tenta di far proseguire per Pasino, non ci riesce. Rosin. 11 minuti. Ora Poloni, Mafioletti, Andreotti, ancora Andreotti, palla lunga, Armellini, nessun problema, si può riavviare l'azione, Grieco, Ponzo, a velocità supersonica Ponzo, Veronese sta per agganciare, fermato in calcio d'angolo. Mazzoli e Corradini vi può offrire la protezione. Sta cercando di spingere di più e come vedi sta prendendo i varchi dietro impressionanti. È il momento questo qui di rimanere calmi e cercare di portare il doppio vantaggio, perché così si chiuderebbe la partita, visto che ora l'Albino Leppe non ha niente da perdere. Pasino dalla bandierina. E Grottaglie vince il tempo su tutti, prende il tempo a tutti ma non riesce a tenere basso il pallone. Ha rimesso in gioco di Rosin.
a Fioletti. Groppi per Andreotti, traversone lungo, non ci arriva nei grottagli il tiro, glielo chiudono, lo chiudono a Mattioletti, ginestra, salta l'uomo, poi perde la palla, fallo di Pasino, calcio di punizione, vediamo che viene richiamato un componente della panchina. C'è De Biasi che sta facendo cambio. Scoponi. Beh, è evidente che a centrocampo stiamo accusando qualcosa, o leva una punta o leva Pasino. Toglie il numero... No. Vediamo il numero... È stato richiamato. Forse Pironelli. No. Forse Grieco aveva qua il problema fisico. Sì, è stata richiamata l'attenzione della panchina, però ha detto che ok. Quindi rientra il cambio, ecco, però chiesto. Secondo me stiamo, non voglio dire ballando, però la Binoleffi ora sta spingendo, si vede che non riusciamo più a contenerli a centrocampo e stiamo rischiando un attimino anche dietro, perché prima Mattioletti dal vecchio volpone c'è sempre, bisogna fare molta attenzione a cercare di chiudere prima l'azione offensiva dell'Albinoleffe, soprattutto a centrocampo, e poi ripartire. In questo caso o Pasino ti ha dato molto nel primo tempo, o una punta per un centrocampista di contenimento. Scoponi proprio il giocatore di quantità che forse sì, potrebbe serve. Essere ideale, però sai, è sempre difficile stando dal di fuori operare, cercare di dare delle soluzioni. Evidente che De Biasi sa quello che deve fare, perché ora il Modena sì, ha subito qualche azione pericolosa, però ne ha anche fatte, ecco. Vediamo che Scoponi riveste la giacca della tuta. Mattioletti si è infortunato, però a quanto pare vuole rimanere in campo, comunque per adesso deve uscire in barella. Antoine, si soffre? Sì, moltissimo, è veramente un momento di grande passione, dobbiamo portare in porto un buon risultato, denti stretti, nervi saldi, dai che dobbiamo impegnarci al massimo. Anche perché il Como non sembra intenzionato a farci degli scontri. Stavo seguendo la radiocronaca e la Reggiana veramente sta naufragando in un modo incredibile. Solo col Modena ha fatto la partita della vita. E intanto c'è un cambio, esce appunto Mattioletti, se abbiamo visto bene, ed entra Antonioli. Ecco, a questo punto Lello come toglie una punta perché si è fatta male, ma poi mette dentro un centrocampista. Beh, diciamo, io non conosco le caratteristiche della panchina, è evidente che sai bene che perdi 1-0, un gol si può recuperare, 2 non li puoi recuperare. Ora farà sicuramente un centrocampo, vedi, ha alzato Poloni sì. Vicino ad Araboni. È una 1 più 1, diciamo, un po' come gioca l'Atalanta con Ventola e dietro la mezza punta, ecco. Anche perché c'è da dire che la panchina dell'Albinoleffe è formata da ragazzini, e mi riferisco a Motte e Gusmini e Colombo, due dell'83 e uno dell'80, quindi chiaramente non si può fidare evidentemente di questo, e poi da centrocampista. Ma diciamo che ora attaccanti, il secondo tempo ha dato segnali buoni l'Albinoleffe anche in fase proponitiva, è evidente che questo schema qua gli dà una tranquillità, e poi come ti ho detto nel calcio un gol lo puoi recuperare, e due fai invece... più fatica, allora è evidente che in questa maniera qui si copre, rimane tatticamente quello di prima, con Poloni un attimino più avanzato, e Antonioli va a fare quello che ha fatto Poloni prima. Undicesimo angolo intanto su questo colpo di testa di Ginestra.
Masino. Masino pronto per la battuta. Palla dentro, Maier! Palla fuori di poco. Aveva staccato molto bene Maier. Rimessa dal fondo di Rosin. 18 minuti del secondo tempo, Modena sempre in vantaggio, 1-0. Palestri, Quaglia, fallo di Quaglia, punizione già battuta ma l'arbitro la farà ripetere. Si rialza Araboni, è uscito a Maffioletti, 37 anni, aveva giocato contro il Modena 19 anni fa addirittura, ci ha giocato anche oggi. Ponzo, allora vestiva la maglia dell'Atalanta, società in cui è cresciuto calcisticamente, poi ha giocato lo Mezzane, poi ha giocato nel Novara, nell'Effe e ovviamente l'Albino Leffe. Grieco, Pasino, Maier batte subito la punizione, Ponzo dopo il tocco di Soldoni, Ponzo fermato in fallo laterale. È stato molto bravo Maier, a mio parere, a battere subito la punizione con due giocatori già lanciati. Pasino, salta l'uomo, Pasino il tiro ribattuto, chiede il fallo di mano. Grieco, Andreotti, Andreotti, Zanini, sfugge la palla, i giocatori Albino Leffe, Tironelli, Pasino, fermato in fallo laterale, messo in gioco per il Modena, 20 minuti esatti della ripresa, Pasino, fallo su di lui. Per l'arbitro è tutto regolare. È messo in gioco di Zanini. Fallo ai danni di Maier questa volta. Punizione per il giallo-blu. Le grottaglie. Lancio lungo. Veronese di testa. Sui piedi di Ginestra, va il tiro da lontano, para Rosin, poi gli sfugge la palla. Antonioli, Zanini, palla dentro, Quaglia, allontana Quaglia ma c'è il tocco di Araboni in fallo laterale. Ponzo, anticipato Pasino, perde la palla Albino Leffe, Zironelli, non si capiscono, Ginestra e Palestri, palla dentro, Armellini, Maier, Modena ha perso l'ello, una palla molto pericolosa. Quella lì non è una palla da sbagliare, poi in orizzontale non si gioca mai al centrocampo. Comunque è una fase un po' interlocutoria della gara, c'è parecchi errori sia da una parte che da un'altra. Si vede che l'Albino Leffe cerca di fare qualcosa, di portare avanti, soprattutto con Groppi che lascia molto spazio al nostro Ponzo di giocare più alto. Però ecco, non, ci sono parecchi sbagli sia da una parte che dall'altra. E allora, ecco, ora secondo me Piantoni farà qualche modifica, metterà dentro una seconda punta, se ce l'ha uno di questi giovani. Sì. Secondo me Poloni è quello indicato per uscire. Se no sarebbe una tattica rinunciataria. Ecco. Punizione per il giallo-blu. Balestri, siamo a metà esatta del secondo tempo, metà esatta del secondo tempo, cambio del pallone che evidentemente si era sgonfiato,
Grieco, palla lunga verso Veronese, va tutto sullo stacco, ma c'è Ponto dietro. Tironelli, Ponto, c'è Pasino liberissimo, lo va a cercare, lo trova, controlla Pasino, palla dentro, Ginestra, aggancia, dentro, Veronese anticipato, Ginestra, calcio d'angolo. Grande, grande giocata di Ginestra, grande stop, grande palla messa in mezzo per Veronese. Sì, il Modena la sta costruendo, gli manca soltanto il secondo gol per essere più tranquillo. Angolo di Grieco, palla molto lunga, Maier, giocatore albinoleffe, mettono fuori. Zanini, Balestri, indietro ad Armellini. Con calma, Quaglia. C'è Maier. Le grottaglie. Maier. Grieco. Sbaglia il tocco. Le grottaglie. Tironelli, Pasino. C'è Veronese in fuori gioco, ma c'è Ginestra dall'altra parte. Tironelli, Ginestra può puntare l'avversario, va il tiro, palo fuori. Presso tutti i punti SNAI del Gruppo Europa trovi l'ambiente ideale per le tue scommesse sportive, ma non solo, dirette TV su delle più extreme, delle più belle partite del campionato e della Champions League, consultazione aggiornata in tempo reale di tutte le quote, le informazioni sportive al sito internet Modena Scommesse, pagamento immediato delle vincite. I punti SNAI del Gruppo Europa sono tutti dotati di ampi parcheggi e sono a Modena al Palazzo Europa e nel piazzale presso la motorizzazione civile, a Formigine in via Giardini e a Vignola in via Circonvallazione. Punti SNAI Gruppo Europa, avanti a tutti, di un incontro. Eccola la nuova Ariello Benessere con la luce verde, bella poi si alza lo blu ed eccolo qui il famoso tasto Benessere, premi e l'acqua esce a temperatura costante senza sbalzi. Chi vuol farti la doccia? Io, no geli, no scotch, più umano prima le donne e poi i bambini. Caldaia Ariello Benessere. Non geli, non scotti più umano. Partesotti è azienda certificata ISO 9002. Si eseguono sopralluoghi e preventivi per impianti di climatizzazione. Tutti i lavoratori o i pensionati possono rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza fiscale della CGIL, i CAF. Come si fa? Sembra che si stia scaldando Ginestra, sì. No, sta facendo, ha fatto due belle cose, non ha trovato lo specchio della porta, movimento giusto, movimento a rientrare, ha calciato bene di sinistra, non ha trovato lo specchio della porta, però buona giocata. Balestri, Tironelli tocca e grottaglie, Grieco, 25 minuti, Maier, Armellini. Ancora Maier, Ginestra, Maier, chiede palla a Pasino, Veronese, ma Andreotti gliela ruba, poi fallo di Veronese. In questo secondo tempo ho notato che Gironelli sta facendo molto bene, mentre ha fatto molto bene il primo tempo Grieco, resta un po' incalando Grieco, però ecco, Gironelli sta tenendo bene il suo ora centrocampo. Parte Garlini, anticipo bello delle grottaglie, Ginestra deve aspettare che arrivino avanti i compagni, Grieco, ancora palla Pasino, Grieco, Pasino, si cercano i due. Poloni, albinoletto riparte ma recupera la palla, Tironelli, tocco a Ginestra, non vede che sulla destra ha dei compagni liberi, apre Veronese, Pasino al tiro, para, pitturando un po'.
Tomasin. Intanto il Livorno ha pareggiato a Ferrara. Pologni, Ponzo, Armellini, Ponzo, 26esimo, Ponzo, Grieco, ancora Grieco, Ponzo, Maier, Grieco, cercato Ginestro, Pasino, ma si chiude bene la difesa dei giocatori dell'Albino Leffe. Fallo di Quaglia. Pronto Ferrari. Esce il numero 9, Veronese. Al suo posto 27esimo Ferrari. Ferrari, un ex dell'Albino Leffe. Andreotti, Quaglia, Bernacchia, chiaramente un giocatore fresco a questo punto. No, a me mi sembra perfetta come sostituzione, anche perché Veronese ha fatto il suo, però non è stato efficace, però mi sembra una sostituzione giusta anche per dare modo a Ferrari di giocare contro la sua ex squadra, potrà avere qualche motivo in più per metterla dentro, voglio dire. Mi sembra normale come sostituzione. Ferrari si va subito a proporre in lotta con l'avversario, cerca di guadagnare calcio d'angolo, non lo trova. Antonioli, Groppi, anzi Salvatore, poi Andreotti, fallo laterale. L'ultimo a toccare è stato il giocatore dell'Albino Leffe. Modena sempre in vantaggio 1-0. Adesso in gioco Di Balestri. Palla lunga, non ci arriva Ginestra. Ferrari cerca di approfittarne, ma c'è il retropassaggio di Teani. Rosin. Lancio lungo, le grottaglie sullo stacco, Grieco subito. Ferrari, no. Una piccola spinta. Ma è dubbia. Logicamente lì fischiato subito, si vede che è molto più vicino, avrà visto meglio di noi. Esce Pasino, entra Scoponi. Al 30esimo. Anche questa mi sembra una sostituzione inappuntabile. Copriamo un attimino di più il centrocampo. A questo punto bisogna portare a casa i tre punti che sono importantissimi. Dicendo un grazie a Pasino di un'ottima prova, di un ottimo gol, di ottime giocate. Fuori Pasino, dentro il numero 16 Scoponi. Rosin batte la punizione. Quando un giocatore esce non è mai contento. Insomma contenti, ma insomma si dovrebbe capire, non come il vecchio Renzaccio che dice deve fare la capriola chi esce, però un minimo di rispetto anche verso l'allenatore. È evidente che poi se ti ha messo dentro prima vuol dire che ha rispetto verso Pasino e soprattutto come prima scelta, voglio dire. È importante, lo riconosce anche l'allenatore. Però sono certo che anche De Biasi, quando era giocatore, lo sostituivano, anche lui non era, la capriola non la faceva. No, ma non si sono fatti nessuno le capriole, dispiace a tutti uscire, però in questo caso secondo me Pasino
ha fatto una bellissima partita, ha preso gli applausi del pubblico, il suo dovere l'ha fatto, a questo punto deve capire che l'importante è portare a casa i tre punti. E Scoponi non è che gioca a posto suo perché è più bravo, ma vedete altre caratteristiche in questo momento sono più importanti. 31esimo, Maier verso la palla, verso Ginesta, Scoponi va addirittura lui. Rosin. Antonioli. Garlini, si sgancia Garlini. Verso Poloni. Fermato, fallo di Maier. La gara d'andata, ricordo, finì 0-0. Partita equilibrata, Modena ebbe le occasioni per vincere, ma non ce la fece. Numero 17, Motta. 17 anni, cioè 20 anni dell'80, esce il numero 10, dovrebbe essere Poloni. O quello che ti avevo preannunciato prima. 32esimo dentro Motta. È uscito il numero 10. Come per fare una battuta, visto che siamo sotto Pasqua, una colomba botta, Speriamo che non ci porti brutte sorprese, visto che c'è anche 17. Motta dentro, ma si chiude bene Quaglia, Grieco, Balestri, Ferrari, cerca e trova Ginestra, che lascia sfilare la palla, prova poi a chiudere sull'avversario che lo spinge. Beh, ha commesso un errore che poteva mandare via Ponzo in fascia, però è stato bravo a recuperare, vedi che ha ancora della birra. Sono soprattutto ancora le idee chiare. Sì, no? Difatti devo dire che De Biasi, secondo me, per come vedo io la partita, non ha sbagliato niente, sostituzioni giuste e anche al momento giusto, che è importante. Maier, lungo. Ferrari apre per Balestri, la palla è un po' lunga, Balestri non riesce a tenerla in campo. Rimesso in gioco di Zanini, la esegue da posizione sbagliata di molti metri. Tanto torna in campo il pallone. Ginestra difende la palla in mezzo a due, la tocca al centro, malgrado il fallo subito, la recupera però Albino Leffe. Andreotti, parte Andreotti, trova un varco, mette dentro per Zanini, che ha seguito l'azione, il traversone, ribatte Balestri, Grieco pronto, palla ancora per Balestri. Ferrari cerca la sponda su Zironelli, c'era Ponzo ma non viene visto. Balestri, Ginestra, Zironelli, in mezzo a due, chiuso, viene fuori, palla a piede, l'apre per Quaglia, per Ponzo, scusate, Scoponi, Grieco, Scoponi, Balestri, Ginestra, scivola Ginestra, Sonzoni parte, Antonioli, non arriva Grieco sul pallone, Andreotti, l'apertura sulla sinistra, traversone molto lungo, Balestri allontana, poi va a recuperare il pallone,
e lo tocca, brutto fallo di Zanini, già ammonito. Beh, visto che la Vino Neppi, mettendo, come dicevi tu, il numero 7, Andreotti, sì, in mezzo, scompagina un po' i piani del Modena, sta facendo delle buone giocate. È evidente che ora più là che si va col tempo che sta per terminare, più che non ha niente da perdere e più che rischiano, ecco. Più caldi e più difficili della partita. Le battaglie. Maier, Ponzo, Ferrari, arriva Ponzo, Ferrari non riesce a servirlo. Il muratore Ponzo al suo 197esimo chilometro. Ragazzo e atleta eccezionale, canarino lottatore, come ho detto fin dall'inizio, l'avevate anche previsto anche voi, è una partita in cui bisogna soffrire fino al 95esimo. Ferrari si libera bene, Ponzo, Ponzo il tiro, palla sul fondo, la deviazione, 13esimo. Grande giocata di Ferrari, grande assist, sfortunato in questo caso Ponzo, che in questa partita qui meritava il gol personale, perché sta facendo veramente bene. Grifo dalla bandierina e il calcio d'angolo numero 13. Al 38esimo del secondo tempo lo batte basso Grieco, ma la difesa del Albino Leppe arriva. Ponzo questa volta svirga un po' il lancio. C'è il terzo cambio dell'Albino Leppe, il numero 14 Consoli, un centrocampista al posto del numero, il numero 9, penso. Numero 9 Araboni. Nel Modena fuori Ginestra, dentro il numero 14 Pinton. Nel Modena esce Ginestra, numero 11, entra Pinton, numero 14. Quindi Pinton per Ginestra. Vedi, stranamente Piantone ha messo il numero 3 come punta centrale, che come nome era un grande bomber, sì, il vecchio Garlini. Garlini, direi centravanti d'occasione, no? Beh, diciamo che questo qui delle volte succede che si mette un difensore, però in questi casi si mette un difensore molto alto per cercarlo da molto lontano per fare sponda. Ora staremo a vedere come se la cavi in avanti sto Garlini. Anche perché, come dicevamo, Albino Leppe non ha nessun altro attaccante in panchina. Che Consoli, tra l'altro, è un centrocampista. Evidente, se Piantoni fa così, un uomo d'esperienza, un allenatore che tanti anni che allena, è evidente che avrà le sue ottime ragioni, voglio dire. Ponzo, Ferrari. Fallo laterale. Voglio ricordare che Oscar Piantoni, classe 49, è l'allenatore che ha avuto il merito di portare l'Alzano dai dilettanti alla C1, poi ha allenato sempre squadre lombarde, è speso tra i dilettanti. Grieco tiene la palla, guadagna il fallo laterale e guadagna anche tempo, 40esimo. Modena in vantaggio 1-0 nel secondo tempo. Grieco, Ponzo, è indeciso se andare all'uno contro uno oppure guadagna tempo, anche lui, palla indietro ma è in fallo laterale. È messo in gioco per Albino Leppe, palla lunga per Antonioli, fermato da Maier in fallo laterale. Messo in gioco per l'Albino Leppe, sono 41 minuti. Chiede palla a Consoli, giocatore che ha militato anche nel Mantova. Andreotti, traversone, Garlini, fermato, aggancia Salvatori,
Ancora Teani, Pinton lo ferma, palla lunga in palo laterale. De Biasi facendo il solito di tornare avanti, si era un po' fatto schiacciare indietro. Beh, è evidente che quando una squadra, in questo caso il Minoleppe, si spinge in avanti, bisogna che stai dietro anche te. Sono, come ti dicevo prima, gli ultimi 5 minuti più recupero sono i momenti più delicati quando vinci 1-0, perché l'avversario praticamente non fa più quello che faceva prima, va via, fa dei viaggi nel senso metaforico, no? Perché nessuno tiene la posizione, un numero 3 che fa la punta, cioè cerca di metterti in difficoltà sotto questo profilo. È evidente che a questo punto qui deve fare molta attenzione il Modena, di non lasciarci schiacciare e cercare di riproporsi in avanti. Come sta facendo, esatto. Ponto sul tocco di Ferrari, il suo traversone per Grieco alla sinistra, in questo caso vengono avanti tutti. Ferrari, palla sul fondo, colpo di testa di Ferrari. È evidente che anche come caratteristiche, avendo tolto Ginestra e mettendo dentro Pinton, è evidente che ora c'è soltanto Ferrari come punta centrale e, come abbiamo visto, con Ponzo e Grieco a supporto. Andreotti, sbaglia Antonioli, Ponzo, Ferrari, fuori gioco di Ferrari. Antonioli, Teani, 43 minuti, Le Grottaglie, Andreotti, fermato da Le Grottaglie, Zironelli, Pinton, cerca Ferrari, fuori gioco. Fuori gioco di Ferrari, cercato e trovato da Pinton con un lungo lancio. Antonioli. Palla dentro, Le Grottaglie. Grieco. Ponzo, ancora la porta per correre. Ponzo tiene la palla, la chiede Scoponi, Grieco. Modena gestisce il possesso di palla. Zironelli, Maier. 44 minuti, Le Grottaglie. Quaglia. Balestri. Pinton. Balestri. C'è Ferrari ma in fuori gioco. Balestri. Balestri, va il tiro fuori. Buona azione personale, il tiro da dimenticare, però non gli si può chiedere di più, è stato uno dei migliori giocatori, ha supportato bene il reparto arretrato, si è spinto anche in avanti, ora deve fare soltanto un gioco difensivo, ha avuto anche la forza di riproporsi, è evidente che Ferrari avrebbe gradito un appoggio, però c'è anche da dire che l'acido lattico ormai sta facendo effetto. Pinton, Ferrari, tocco, si inserisce Scoponi, Rosin, 45esimo già superato, Le Grottaglie, Scoponi, Zironelli, Ferrari, la palla è buona. Ponto, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per il Modena. 5 minuti di recupero. È come la canzone, Claudio. È come la canzone, sì, sono molti. Tiranelli. Sbaglio il tocco. Fallo su Tiranelli. Ma 5 minuti ne sono proprio troppi. Ma non so come facciano a tirare fuori questi, però sono stati dei cambi, è evidente che questi cambi sono, sì, dei minuti. Arriviamo a 5. Ogni, vediamo, cambio 30 secondi fanno 3 minuti, no? 6 però, cambi. 2 minuti per infortunio, ma c'è un orologio tutto particolare. Ma io dico che con questo pubblico, con questa voglia,
ci starà sempre, perché sai bene anche te, quando vince 1-0 c'è sempre paura che succeda quello che non deve succedere. Però io penso che la partita la debbano portare in porta, sono sicuri, tranquilli. Stanno facendo girare bene la palla, fanno un buon mantenimento di palla. Pinton tiene la palla, palla laterale, rimesso in gioco per l'Albino Leffe. Zanini, Antonioli, ruba palla Ferrari, la tocca, poi Grieco in area di rigore, va giù, calcio di rigore, è stato molto furbo lì. Bisogna fare, anche se qualcuno dice che non bisogna fare i furbi, però io forse farò parte di un altro calcio. Anch'io avrei fatto quello che ha fatto Grieco, perché se mi tocchi vado giù. È il difensore che deve prestare molta attenzione, perché l'attaccante quando è in aria è protetto. In questo caso speriamo che la partita si chiuda con questo rigore di Grieco. E viene espulso Salvatori, che evidentemente ha protestato. Espulso un altro giocatore, due espulsi, il signor Brighi ha solo 28 anni quest'arbitro. Sì, però mi sembra eccessive le proteste dell'Albino Leffe, cioè voglio dire, manca niente alla fine, ti dà rigore contro, cioè finisce lì, cioè posso capire Salvatori che ha fatto il fallo da rigore, però mi sembra che l'intemperanza dei giocatori del Binoletti non abbiano senso. È espulso anche Sonzogni, i 4 e 5 espulsi tutti e due. Sì, non è che fossimo solo 0-0. Esatto, ecco, sì. E siamo al 48esimo. Esatto. Calcio di rigore, si sono persi due minuti buoni. E continuano a protestare come se questo potesse avere un senso. Zanini, che è diventato capitano perché è stato espulso Sonzogni, è ancora lì che protesta. Grieco, incaricato di battere il rigore. Parte Grieco, batte, segna! E il Modena raddoppia. E la partita, Lello, adesso è finita. È evidente, finita giustamente con la vittoria del Modena. E poi ora andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri, ma come dicevi, la Reggiana ha perso in casa col Como e Livorno sta pareggiando, ma non sappiamo ancora il finale. Beh, l'importante è portare a casa questi tre punti qua, poi dopo è evidente che le partite cominciano ad essere uno in meno, perché siamo sulla strada giusta. Come dicevi tu, come giocare a poker, il Modena ha in mano buone carte, poi va a vedere gli altri cos'hanno, giusto? Sì, beh, è evidente che il Modena ha fatto vedere in questo campionato finora, nonostante anche quello che è successo nel stracaccio, di riuscire a mantenere la vetta della classifica, riprendere tanti punti di vantaggio, ora ne ha 4. Io penso che la squadra ha dimostrato anche oggi di meritare il primo posto. Antoine, fatta? Rigore ineccepibile, eseguito in modo perfetto da Sua Maestà Vito Grieco. Adesso direi che la partita, se non crolla il Braglia, dovrebbe essere finita. Non fate arrabbiare il canarino, questo canarino che continua a volare. 50esimo, c'è il recupero del recupero. Maier, le grottaglie, fine della partita, Modena batte Albino Leffe 2-0. Lello Vernacchia, per concludere, quanti punti ci vogliono ancora, visto che il Como è rimasto a 4? Ma io sono convinto che con le altre...